utilizzo. Prima ancora però guardiamo il componente di redirect che ci serve per rilevare degli URL inesistenti e per dirigere l'utente verso pagine funzionanti. Questo nel caso in cui il nostro URL expire, quindi il nostro URL vecchio, o viene digitato erroneamente molte volte, quindi noi vogliamo avere un link che comunque ci porti a una pagina corretta anche quando viene digitato in modo errato, oppure, questa è la prima casistica, l'altra casistica è quella in cui abbiamo fatto una migrazione di una struttura di dati da un sistema, magari fatto con un altro CMS, oppure abbiamo semplicemente cambiato l'organizzazione dei nostri contenuti, creando nuove categorie, spostando gli articoli e quindi abbiamo migrato i dati. In quel caso lì, se non manteniamo in modo opportuno, i nostri vecchi link esistenti, il sistema di indicizzazione, che ci permette di scalare le classifiche di ranking nei motori di ricerca, vede i link vecchi non più esistenti e vede soltanto quelli nuovi e quindi perdiamo il punteggio, raggiunto fino a quel momento. Invece, utilizzando questo componente possiamo mantenere per un periodo sufficientemente lungo ancora entrambi i link validi e quindi il motore di ricerca sarà in grado di indicizzare correttamente il link vecchio, associarlo a quello nuovo e mantenere il page rank relativo all'URL vecchio trasferendolo a quello nuovo. L'operazione per questo componente specifico è molto semplice, quindi non ha tutto il workflow che abbiamo visto adesso, ma ha un semplice pannello in cui mettiamo l'indirizzo sorgente, l'indirizzo destinazione e la mappatura e quindi la mappatura che facciamo da un indirizzo vecchio a un indirizzo nuovo. Vedete che come due campi avete soltanto source URL e destination URL, quindi la destinazione. La sorgente che vogliamo prendere e la redirezione alla destinazione che vogliamo raggiungere. L'unica altra possibilità è quella di cambiare lo stato abilitando e disabilitando quel singolo redirect in modo da non doverlo cancellare per disabilitarlo. E quindi il componente nel suo funzionamento è abbastanza semplice, lo vedete nel componente di redirect. Creando un nuovo redirect qua non mi ricordo se ho attivo questo, vediamo un po'. Supponendo che tutti i nostri utenti, però così non lo vedete, aspettate, lo farò un po' più lentamente. Supponendo che tutti i nostri utenti siano abituati a raggiungere questo determinato link, perché raggiungevano un determinato contenuto qua alla scritta ciao, e vogliamo comunque reindirizzare i nostri utenti a una pagina esistente, vediamo prima la differenza nel caso in cui questo particolare redirect sia disabilitato. Vedete che se per caso tutti i nostri utenti erano abituati e si erano salvati nei loro bookmarks o il motore di ricerca stesso si era salvato questa informazione, in questo caso ottenete una page not found, quindi una redirezione a un errore 404, quindi una pagina non trovata. Se volete fare in modo che questi utenti arrivino a qualcosa di sensato, beh, io qua per semplicità vi reindirizzo alla home page, però supponete di avere invece una pagina effettiva a cui volete reindirizzare i vostri utenti. Abilitando il plugin, questa volta se cerchiamo di nuovo di raggiungere il nostro link
ciao, vedete che il sistema di redirect ci ha rispediti direttamente all'home page, non abbiamo più un errore di visualizzazione e quindi il nostro page rank è salvo. Questo sempre a proposito del fatto che non guarderemo nel dettaglio indicazioni di ottimizzazione per i motori di ricerca, quindi come impostare i contenuti in modo opportuno. Di solito dovreste scrivere i contenuti più importanti nella parte iniziale dell'articolo, dovete scrivere gli articoli in modo coerente con il sito che state creando, potete impostare i meta tag del vostro sito in modo opportuno, coerentemente sempre con il vostro sito. Queste informazioni però fanno parte di una parte di gestione per l'ottimizzazione sui motori di ricerca che noi non approfondiamo adesso. Invece le cose ben più importanti per i motori di ricerca sono queste funzionalità che il sistema ci mette a disposizione per mantenere link coerenti. Quando un motore di ricerca riceve una page not found, una pagina 404, il rank crolla e quindi dobbiamo sempre fare in modo di avere dei link live e sensati, quindi dei link vivi e con un senso. Questi sono i piccoli consigli che appunto vi do mano a mano, che abbiamo già visto prima e avete visto adesso nello specifico e che per i quali non abbiamo un capitolo specifico sull'ottimizzazione dei motori di ricerca. Quindi questo è il componente che vi consente di fare redirect di questo genere. Vedete che l'avete abilitato qua e vi porta al nuovo URL. Il sesto componente core, se mi ricordo bene, è il componente di ricerca che ci consente di effettuare le ricerche sul nostro sito web. È un componente a tutti gli effetti e ci consente di effettuare le ricerche. Vediamolo prima di questa implementazione, guardiamolo nella sua funzionalità tradizionale, che tra l'altro voi sul sito preinstallato già avete perché avete un link cerca da qualche parte nel menu principale, penso che ci sia. Vediamo come fare quell'operazione, che se non fosse già esistente, un'operazione molto semplice, perché ormai mi serve più che altro come ripasso. È una semplice voce di menu nuova, select, questa volta il tipo sarà search, ricerca, il titolo solito, search on my site, se volete un termine già pre-creato, altrimenti ignorate il tutto, e come al solito comparirà la vostra voce di menu che farà aprire il componente per le ricerche, nelle quali potremo effettuare ricerche su tutte queste, in tutti questi ambienti di ricerca. Questo è il primo funzionamento di base del componente di ricerca. La vedete che era già attivato, abbiamo semplicemente creato un link al sistema di ricerca. L'altra funzionalità un po' più interessante, quella che vedete, che voi già avete sempre nella parte preinstallata, è quella un po' più utile di avere il campo di ricerca in alto, nel nostro caso in alto sulla destra, dove volete nel vostro sito, e quindi per aggiungere di nuovo questa finestra però da un elemento presente su tutte le pagine. Elemento presente su tutte le pagine uguale modulo, uguale gestione moduli. E quindi quello che vi ho indicato nella slide è quello di creare un nuovo modulo. Voi ce l'avete già creato, rivedete, cercate di riguardare quello che io creo adesso nella vostra installazione. Creiamo un nuovo modulo di ricerca
che ci farà comparire, come dice la descrizione, un search box. Possiamo dare, dobbiamo dare come al solito un titolo, My Search Box. Possiamo nasconderlo o visualizzarlo. Selezioniamo la posizione, ancora le posizioni arriveranno tra un po'. Quella là sopra è position 0 e lo vedete infatti elencato nella selezione delle posizioni, che è una posizione effettivamente dedicata, vedete che viene indicata come riservata a questo blocco di ricerca. Questo non vuol dire che in realtà in posizione 0 possiate mettere, in questo template grafico possiate mettere soltanto il modulo di ricerca, è solo che se ci mettete altro viene visualizzato male, come in position 1 dove avete il menu in orizzontale potreste visualizzare anche un banner, solo che quella posizione in questo template grafico è più adatta a visualizzare un menu, quindi non siete obbligati a visualizzare un particolare contenuto in una particolare posizione, ma i template grafici determinano dei posizionamenti preferiti per una certa tipologia di elementi. Qua potete mettere potete impostare varie personalizzazioni del componente del modulo di ricerca. Se lasciate tutto così, per adesso potete salvare e questa volta in position 0 dovrebbe comparire il box di ricerca, che effettivamente è là in alto sul quale possiamo fare le ricerche. Se scrivete un termine qua, lo troverete il click su quel box di ricerca vi riporterà esattamente a questa pagina già precompilata con la ricerca effettuata. Dove è possibile effettuare le ricerche? Vedete che queste sono tutte le aree in cui verranno effettuate le ricerche. Se non selezionate niente, la ricerca verrà effettuata in tutte quelle aree. Dove possiamo andare a configurare in quali aree consentire la ricerca dei termini che intendiamo consentire? Questo ci introduce un'altra delle tipologie di estensione che ancora non abbiamo visto e che guarderemo poi più nel dettaglio, che è la tipologia di estensione plugin. Questa selezione qua, la selezione delle aree di ricerca, è implementata tramite un plugin, tramite una serie di plugin, scusatemi. Questo lo vedremo quando guarderemo più nel dettaglio i plugin, però per quanto riguarda le ricerche ve lo mostro già adesso in modo che possiate fare le vostre considerazioni. Se andiamo in gestione plugin, abbiamo diversi tipi di plugin già attivi, alcuni ancora inattivi sulla nostra installazione. La tipologia che guardiamo adesso è quella di ricerca e quindi selezioniamo come tipologia soltanto la ricerca. Se guardate i plugin attivi per la ricerca e ci fate caso, effettivamente questi cinque elementi sono esattamente le cinque caselle per cui è possibile cercare nell'area pubblica. Vedete che sono categorie, contatti, articoli, news feeds e web links, e li trovate effettivamente tutti attivi qua. Se volessimo quindi impedire le ricerche sui contatti, anche perché magari è un'operazione che non ha molto senso, dipende dalla struttura del vostro sito, comunque vediamo come sia possibile cambiare questo comportamento, possiamo semplicemente disabilitare la ricerca sui form di contatti. E in questo caso, se non abbiamo sbagliato nulla, vedete che effettivamente in area pubblica le ricerche saranno disponibili soltanto nelle aree che mi sono rimaste. Quindi vedete che iniziate a vedere a che cosa ci possono servire i plugin. Molto spesso estensioni, lo guarderemo quando guarderemo i plugin, molto spesso estensioni di terze parti, di nuovo carrelli di e-commerce, gallerie fotografiche, forum di discussione, implementeranno tra le altre cose dei plugin di ricerca, proprio per consentire le ricerche non soltanto in queste aree ma anche in quelle specifiche del nostro carrello di e-commerce, della nostra galleria di foto.
Questo grazie al sistema di plugin che vedete in una sua prima, in un suo primo funzionamento nel sistema di ricerca. Il sistema di ricerca poi troverà gli articoli che abbiamo, che verificano il campo stesso. Informazione sistemistica, questo campo qua è ricercato tramite un indice, che in MySQL si chiama min full table index, che tutti i provider metteranno sempre come minimo a 3, se non a 4 caratteri, questo perché altrimenti l'indice diventerebbe praticamente ingestibile ed è questo il motivo per cui quell'indicizzazione lì è forzata al minimo a 3 caratteri, perché altrimenti la query sul database non potrebbe utilizzare quell'indice e diventerebbe ingestibile. Se avessi un ambiente dedicato potresti cambiare l'indice, lo spazio di indicizzazione per quelle ricerche in modo diverso, mettendo ad esempio a 2, però ovviamente dovresti strutturare il database in modo opportuno per supportare indici di quella lunghezza, anzi di quella cortezza. Quindi qua possiamo cercare al minimo 3 caratteri. Per chi si occupa di database, in quello che ti ho detto c'è qualche lievissima imprecisione, però per semplicità la preferisco raccontare così. L'altra possibilità che abbiamo per il componente di ricerca è quello di fare anche il tracking delle ricerche effettuate, in modo che ogni volta che viene effettuata una ricerca, il sistema Joomla salvi anche che ricerca è stata effettuata. In questo modo, possiamo ad esempio verificare che di 1.000 visitatori, 1.000 ricercano la stessa cosa e quindi questo ci insospettirà sul fatto che magari quella determinata area del nostro sito non è facilmente raggiungibile da un menu. Per fare questo, stava arrivando dell'aria per pochi secondi. È stato un sogno, ma è. No, continua, è vero. Solo se sto. Dicevo, il recupero delle informazioni sulle statistiche di ricerca, come vedete, inizialmente è disabilitata. Per abilitarla dovete andare sempre nelle opzioni globali e abilitare la raccolta delle informazioni. In questo modo sarà abilitata. Da questo momento in poi, ogni volta che i vostri utenti effettueranno una ricerca, voi dovreste vedere collezionato il dato di ricerca. Ah, sì. Sì, è soltanto un'opzione globale della ricerca. Components, Search, Ricerca. Nelle opzioni globali c'è Gather Search Statistics. Ottieni info, salva informazioni di ricerca. E quindi ogni volta che l'utente ricercherà questo determinato campo, vedremo il conteggio delle statistiche di ricerca incrementare per capire come facilitare la navigazione del nostro sito, ai visitatori. Come nota a margine, vi ho messo che fate attenzione se abilitate su un sito molto visitato questo strumento, perché il salvataggio di tali informazioni di ricerca può ingrandire molto il database e alla fine potrebbe compromettere le performance, quindi utilizzatelo
utilizzatelo con attenzione solo quando necessario il salvataggio, il track delle ricerche effettuate. Insomma, tenetelo sotto controllo.